Buonasera a tutti. Eccoci qui all'ultimo incontro programmato di questa lunga serie di incontri programmato dalla delegazione Francesco V di Croce Reale. Stasera, coincidenza, ma io non credo che sia una coincidenza, è l'11 giugno del 1859, la data in cui il Duca Francesco, insieme alla fedelissima Brigata Estense, lasciò Modena. Aveva nel cuore la speranza di tornare, ma in realtà non ritornò mai più e la Brigata Estense venne sciolta. A raccontarci questo periodo che di tumulti, di ansie, di malumori, di rivoluzioni, scontri, eccetera, ci sarà con noi lo scrittore e giornalista Gabriele Sorrentino, che ha scritto proprio un libro sul grido, che si chiama Il grido della verità. Gabriele Sorrentino, questo libro è presentato in collaborazione con l'Associazione Semineri, di cui Gabriele è socio e il cui presidente è Daniela Ori. Gabriele è nato a Modena, dove vive e lavora, si è laureato in scienze politiche con indirizzo storico-politico presso l'Università di Urbino. Nel 2016 ha conseguito presso l'Università di Modena e Reggio Emilia il master di secondo livello in Public History. È tra i fondatori di Pop History, prima associazione professionale di Public History italiana. Collabora con riviste quali Modena Storia, Il Ducato, Rassegna Frignanese e tiene conferenze e relazioni storiche a convegni a livello cittadino e nazionale. Ha pubblicato varie monografie storiche, tra cui Quando a Modena c'erano i Romani, Terra Identità 2013-2014, Il Duca Passerino, Terra Identità 2007-2017, L'affaire Giuseppe Ricci, Terra Identità 2010, e recentissimo San Gimignano, Vescovo e Confessore, Terra Identità 2021. Come narratore, con i Semineri, ha scritto Emilia, la via maestra, Damsler 2010, Presenza di spirito, Damsler 2011, L'enigma del toro, Damster 2013, Soglie, Damster 2016, La Casa dei Segni, Elis Colombini, 2018. È un membro del laboratorio collettivo di scrittura di Oxman Gap, con cui ha pubblicato le antologie 18 racconti di sogni ed ombre, Il Foglio 2006, Mutazioni e la saga fantasy di Finisterra, composta dalle sorgenti di Dunbrak, Il risveglio degli obbliati, L'ultimo eroe, Domino 2011-2014. I cui volumi hanno collezionato due premi, Cittadella, e ricevuto il marchio Micro Editoria di Qualità. Con Holmes Gap ha pubblicato il romanzo di fantascienza distopica I ribelli di Nuova Europa, CS 2017. Come solista è autore di romanzi storici come Il grido della verità, Arte Stampa 2015, Mutina, L'alba dell'impero, Arte Stampa 2017, Mutina, Gemignano e il crepuscolo degli dèi, Arte Stampa 2018, Mutina, Giorni senza sole, Arte Stampa 2020. Questo è un po' il curriculum di Gabriele. Ora io lascio la parola a lui che ci racconterà proprio questo periodo, di questo giorno nel lontano 1859. Io scompaio, lascio. Via. Vado via, vado a fare un giro, lascio la parola a Gabriele che mi dirà poi quando gli devo mettere le slide. Ok, grazie a tutti, grazie ad Angela Branzoni per l'invito e l'ospitalità e anche ovviamente alla Croce Reale per l'accoglienza.
Partiamo un attimo dal Medioevo, vi spiego perché, cosa, come c'entra con gli estensi. E, diciamo che io faccio parte, come Daniela, come ha citato, che dovrebbe essere collegata, e come ha citato Angela, dell'associazione I Semineri. Se Angela riesce a mettere la prima foto, così facciamo vedere perché ci chiamiamo così, e poi cominciamo da lì. E, che è un'associazione di scrittori è nata a Modena. Ha sede a Modena, ma ha diversi come dire, soci anche fuori, in Campania, in Lombardia, quindi un po' sparsi per l'Italia. E in Puglia, e torna pure, ecco, fermati pure lì, che così arriviamo al nome, perché la cosa è divertente. Allora, perché ci chiamiamo i Semineri? Ci chiamiamo i Semineri da questo indovinello. Che è un indovinello medievale, da qui la battuta sul Medioevo, che risale all'VIII nono secolo ed è stato trovato a Verona e che dice, ve la leggo diciamo, tradotto in latino leggibile, se pareba voves, alba pratalia araba, et albo versolio teneba, et negro semen seminaba. Cosa vuole dire? Vuole dire e teneva davanti a sé i buoi, arava i bianchi prati, un bianco arato teneva e un nero seme seminava. Di fatto, quindi, il seme nero, il seme nero è la metafora dello scrivere, no? Perché i buoi sono la vita della mano, i bianchi prati sono le pagine bianche, idealmente di un libro, anche se nel Medioevo i libri erano più che altro di pergamena, però quindi bianchissimi non erano, però diciamo idealmente erano bianchi. Aveva un aratro bianco, la penna d'oca che era bianca, e poi seminava un nero seme, cioè l'inchiostro. Ora, da questa metafora, la metafora di scrivere si addice abbastanza all'obiettivo della nostra associazione, che è un'associazione di scrittori che ha lo scopo di portare avanti le tradizioni locali e tradizioni in generale, la cultura attraverso la letteratura. E in quello senso, quindi, la letteratura può essere utilizzata come strumento di public history, che è quella disciplina che citava Angela all'inizio, che ha l'idea di raccontare la storia al grande pubblico attraverso le narrazioni. E una delle narrazioni è proprio quella che abbiamo fatto nel video della verità. E vi dico un'altra particolarità, se vuoi far vedere la cartina dell'Italia, quella che c'è dopo, in realtà. Se noi pensiamo a questa che è l'Italia del 1494, quindi circa un quarantennio dopo la pace di Lodi, che aveva in qualche modo stabilizzato i confini delle signorie italiane, che si erano formate dopo una lunga gestazione nella fine del Medioevo, andiamo a vedere le famiglie che regnavano in questi stati. Le uniche famiglie che erano al potere nel 1499 e sono al potere ancora nel 1800, quando avvengono i fatti del Grido della Verità, sono proprio i Savoia e gli Estensi. Gli altri più o meno si sono riciclati, si sono estinti come rami particolari, hanno perso il potere. Quindi Savoia ed Estensi sono, oltre ad essere alcune delle famiglie più antiche, sono anche quelle che sono arrivate praticamente alla fine del periodo preunitario. Quindi questa è una curiosità che volevo raccontare perché effettivamente dà l'idea della grande capacità di queste due casate di galleggiare e surfare nelle difficoltà di tutti quei secoli. Ma ora arriviamo al libro che è stato pubblicato qualche anno fa con arte stampa. Chiedo cortesemente ad Angela, perché non l'abbiamo fatta vedere prima, di fare vedere la copertina, così mi fermo un attimo se torni indietro alla prima diapositiva. Esatto, lì. Perché? Perché vi voglio far vedere, questa è una foto vera, non è un disegno. È veramente una delle foto più antiche del Palazzo Ducale. Che fu tratta d'arte ed che risale a qualche anno dopo. Il romanzo è ambientato nel 1860, questa credo che risalga verso la fine del 1800. Ed è particolare perché fa vedere due cose che sono fondamentali nel romanzo. Quella specie di vasca che c'è proprio all'inizio, in primo piano, con la macchia di sangue dentro, è la fonte dell'Abisso. Chi è di Modena sa
che oggi Fonte d'Abisso si trova spostata di qualche centinaio di metri verso al di là della piazza, praticamente. In realtà, in origine, la fonte era proprio lì, sotto al torrione del Palazzo Ducale. Ed è lì che la notte tra domenica 22 e lunedì 23 aprile del 1860, nel romanzo, la Ronda trova un cadavere. Anzi, in realtà non lo trova la Ronda, lo trova un lampionario. I lampionari erano quei personaggi che andavano a spegnere i lampioni che andavano a gas uno per uno o ad accenderli a seconda. E i lampioni che vedete raffigurati lì sempre nella foto. Questo personaggio che viene trovato morto è un uomo che era stato legato, diciamo, ai moti. E quindi era un patriota che è adagiato come in croce, quindi con le braccia aperte, e ha cucito in bocca un pezzo di giornale. È stato avvelenato, cosa si scopre poi dopo, e le autorità modenesi cominciano a preoccuparsi. Perché si preoccupano? Perché, vi dico la data, siamo nell'aprile del 1860. Che anni sono? Che periodo è? È un periodo abbastanza di transizione. Ci sono stati plebisciti a marzo di quell'anno lì, quindi praticamente un mese prima, che hanno decretato l'annessione di Modena e di tutte i ducati, diciamo gli ex ducati emiliani e delle legazioni, cioè praticamente la Roma, quella che oggi è la Romagna e della Toscana, al Regno di Sardegna. Che non è ancora il Regno d'Italia perché verrà proclamato poi l'anno dopo, nel marzo del 61. E i plebisciti, sapete, sono arrivati dopo la seconda guerra di indipendenza, che ha portato, come diceva giustamente Angela, l'11 giugno del 59, il duca Francesco V con la moglie e tutta la corte a lasciare Modena per andare in territorio imperiale, come era già successo molte altre volte e negli ultimi decenni, poi sicuro torneremo, nella convinzione che anche stavolta si sarebbe potuti entrare. Poi invece le cose vanno diversamente. Perché? Perché quando, a seguito della seconda guerra di indipendenza, viene firmato l'armistizio di Villafranca, quello che sostanzialmente doveva far cessare le ostilità perché l'Austria sconfitta, l'impero sconfitto, accetta la pace e la Francia che sta appoggiando il Piemonte non ha tutta sta voglia di proseguire nella guerra e in qualche modo mette nelle condizioni Vittorio Emanuele di accettare la pace. Poi in realtà c'è un movimento che probabilmente è un po' costruito dalla diplomazia sabauda che vede il protagonista Farini, Luigi Carlo Farini, oggi a Modena la via che porta da Via Emilia al Palazzo Ducale, l'Accademia è appunto via Farini, che era stato nominato dopo diciamo, a cavallo del conflitto della seconda guerra d'indipendenza, era stato nominato dittatore, amministratore in qualche modo delle province. Diciamo di quella che oggi è l'Emilia-Romagna, più o meno, e Farini rifiuta di accettare l'armistizio, si pone come uomo della volontà popolare, ci sono anche manifestazioni da una parte e dall'altra, comunque vengono messi in piedi questa tornata, diciamo, referendaria e che vede la vittoria degli annessionisti, passatemi il termine. Con questa vittoria, diciamo, elettorale, a quel punto il Regno di Sardegna va dalla diplomazia europea e in qualche modo si pone come colui che vuole accettare la volontà popolare e quindi annette questi stati. E Vittorio Emanuele II, accompagnato da Cavour e Farini, cosa fa? Vuole e comincia a visitare le città che sono diventate parte del suo regno. Si muove in treno, perché all'epoca ovviamente non c'era la Air Force One come ci sarebbe oggi, c'è un treno di Stato, comincia il suo giro da Bologna e risale, ha dato io Bologna, poi risale. E il re è atteso a Modena il 4 maggio del 1860, e questo è un fatto storico. Se voi andate a guardare i giornali dell'epoca,
C'è anche raccontato il percorso che il re avrebbe dovuto fare e farà nella realtà, con tutti i dettagli, quindi proprio una descrizione molto, molto bella. E accompagnato ovviamente da Farini, da Cavour, quindi dai massimi protagonisti, diciamo, della situazione. Possiamo vedere il re, Angela, se vuoi, che andiamo tre diapositive più indietro, dopo seguiamo facilmente l'esito, esatto, lì, perfetto, personaggio che, come dire, visivamente Proprio conosciamo. questo mi devi mettere, non lo so. Bisogna far vedere chi è uno dei protagonisti, che in realtà poi è una sorta di Godot, perché nel romanzo non arriva mai, no? Il romanzo è l'attesa dell'arrivo del re. Quindi immaginatevi la scena: Modena ha avuto i plebisciti a marzo, che hanno visto la vittoria, però una vittoria un po' controversa, perché noi sappiamo che i plebisciti anche all'epoca furono un po' criticati. Banalmente, se ci pensiamo, al di là che votò poca gente, ma questo era normale nel contesto di uno Stato liberale, in realtà il quesito referendario era perlomeno un po' particolare, consentiva di scegliere solo la possibilità di essere annessi alla monarchia sabauda o a un regno autonomo, senza specificare quale, senza dare la possibilità di scegliere di tornare con gli estensi o con gli altri legittimi sovrani. Lo stesso Mazzini, che non si può considerare come dire, un reazionario, anzi, criticò fortemente il referendum, il plebiscito, scusate, perché non permetteva di scegliere la Repubblica, quindi lo considerò una votazione in qualche modo pilotata. Non mi addentro in questo tema, con cui se volete ci torniamo alla fine, perché il romanzo si basa su questa polemica sui plebisciti, però il tema è molto lungo e faticoso, e quindi magari arriviamo alla fine e poi possiamo riparlarne. Però il plebiscito ha creato tensione in città. Si trovano un morto pochi giorni prima che arrivi il re, e quindi c'è tra l'altro un patriota ucciso. Quindi hanno paura che ci possa essere qualche attentato. Anzi, telegrafano, perché il telegrafo esisteva già ed è una delle curiosità di questo periodo storico, telegrafano a Torino, chiedono, diciamo, ordini, e Torino manda un agente segreto, diciamo così, un poliziotto sotto copertura, che si chiama Urbano Platini, che è il mio protagonista principale. Urbano Platini però non viene ufficialmente, viene sotto copertura. Perché? Perché nella mia idea le autorità piemontesi ancora non si fidano completamente di tutta l'amministrazione locale che è stata appena inserita diciamo, nei gangli del regno. Di conseguenza, lui si finge un giornalista dell'agenzia di stampa Stefani, su cui torneremo tra un pochino. Urbano arriva a Modena e arriva a Modena praticamente una settimana prima, per il tempo che arriva il messaggio a Torino, che lui si prepara, scenda in treno pure lui, arriva a Modena la settimana prima dell'arrivo del re. Alloggia in una locanda che si chiama lo Scudo d'Oro, che è una locanda inventata che per chi è di Modena sta più o meno dalle parti di quella che oggi è la Madonnina, grosso modo, che è gestita da Ermanno. Ermanno è un personaggio molto gustoso, che tra l'altro è protagonista anche di un racconto che è pubblicato in Emilia la Via Maestra, che hai citato prima nella biografia. Ermanno è un duchista convinto, talmente convinto che ha un busto di Francesco V nel suo ufficio alla locanda. Quindi immaginatevi un uomo che fa parte dei servizi segreti di Cavour, fondamentalmente, cioè Urbano, che viene ad alloggiare in casa di quello che per lui è un reazionario. In realtà sono due uomini più di un pezzo nelle loro due, diciamo, sfaccettature ideologiche, quindi il loro rapporto è una delle parti che mi è piaciuto scrivere di più. C'è proprio un dialogo che a me piace molto ricordare tra Urbano ed Ermanno, in cui Ermanno parla dei plebisciti, appunto, e dice: io avevo scritto che volevo tornare con gli estensi sulla scheda elettorale,
E Urbano dice: beh, però in questo modo te l'hanno annullata perché non hai rispettato il quesito. E lui fa: bravi voi liberali, volete farci votare e poi volete che votiamo come volete voi. Chiaramente è una battuta per dire però come questo meccanismo elettorale non fosse così chiaro all'epoca ed effettivamente questa cosa è storicamente vera, provata. Ermanno vive con la moglie, con i figli e con il nipote, che si chiama Michele, che è figlio del fratello di Ermanno, piuttosto discolo e legato alla guardia, diciamo, nazionale di Farini, alla guardia civica di Farini. Michele però non sa che Ercole, fratello di Ermanno, è suo padre, perché è scappato quando il bambino era appena nato, pensa di essere orfano, e conosce soltanto la madre, che è Francesca, che fa per mantenere il figlio, nonostante il ragazzo vada a pigione dal cognato, dallo zio. Francesca fa la sarta la mattina e fa la prostituta di sera. Quindi è un personaggio a cui io sono molto affezionato, che mi è stato anche molto utile per mostrare una parte della città che Urbano non avrebbe probabilmente mai potuto incontrare. E poi c'è Anna Maria. Anna Maria è una donna fascinosa, una borghese che però è ricca e si atteggia nobile e che gestisce un salotto culturale tra i più ambiti della città. Tanti altri personaggi, non vi sto a citare tutti, veri e anche cioè, inventati e veri, perché essendo un romanzo storico, per quanto con la forma del thriller, l'idea è quella di far lavorare insieme personaggi inventati e personaggi reali, alcuni li troveremo tra un po'. Il romanzo è un thriller, però, quindi è concepito proprio come una corsa contro il tempo. Il treno del re, adesso questo è un treno a vapore, la foto è di qualche anno dopo, però comunque è un treno a vapore, quindi i treni a vapore si sarebbero sicuramente mostrati così se li avessimo visti dal vivo. Il re sta arrivando e praticamente ogni capitolo è una giornata di attesa dell'arrivo del re e di indagine del nostro Urbano, mentre cominciano altri omicidi, perché la mano dell'assassino non si ferma, vengono uccisi sia dei, diciamo, dei conservatori sia dei patrioti. E questo è un aspetto thriller del romanzo, quindi immaginatevi una storia abbastanza giocata con l'acceleratore pigiato. Il romanzo mi è servito per raccontare lo stato d'animo della città in quel periodo. Ha detto giustamente Angela prima che il duca non tornerà più e lui aveva però pensato di poter tornare. Perché? Perché in realtà, se noi ci pensiamo, dalla Restaurazione, quindi il congresso di Vienna 1814, eccolo qui il duca, 1814, fino al 1859 noi abbiamo almeno, se contiamo quelli più importanti, abbiamo i moti del 20-21, i moti del 31, i moti del 48, qualche altra scaramuccia locale sparsa per l'Italia e la seconda guerra d'indipendenza, cioè quella del 59. Quindi in praticamente 30 anni, poco più, 40, ci sono quattro moti rivoluzionari, quindi quattro cambi di governo. E non deve essere stato facile in quel tempo vivere e barcamenarsi in questa situazione. Quindi la tensione è forte e Modena stessa ha vissuto, oltre ai moti principali che vi ho detto, tra il 31 e il 48 più o meno, una serie di altre grosse tensioni locali che hanno portato soprattutto sotto il regno di Francesco IV, quindi del padre di Francesco V, anche alcuni scandali che non hanno certamente aiutato la corte. In particolare, se vai alla diapositiva prima, quella dove c'è il monumento di Ciro Menotti, ecco, ve ne ricordo uno che conosco bene perché ci scrissi un saggio qualche anno fa su Terra Identità, è pubblicato con Terra Identità, ma che è significativo del periodo. Questo monumento, per chi è di Modena, è molto noto. È in quella che oggi è Piazza Roma, che all'epoca degli estensi era Piazza Reale, davanti al Palazzo Ducale.
abbiamo il monumento a Ciro Menotti. È un monumento in realtà, dal punto di vista artistico, probabilmente forse è il più bello che c'è di quelli di questo periodo, perché è di marmo e è veramente un bel monumento. Realizzato verso qualche decennio dopo l'unità d'Italia, celebra Ciro Menotti, l'eroe per i rivoluzionari, per i liberali della guerra dei morti del 31. E a me però interessa raccontare il basamento. Ci sono quattro lati. Su tre lati abbiamo dei rivoluzionari conclamati. Abbiamo Borelli, abbiamo Don Andreoli e abbiamo Anacarsi Nandi, personaggi che erano rivoluzionari, hanno partecipato ai morti senza dubbio. Il personaggio che voi vedete qua invece è raffigurato, che è Giuseppe Ricci, che non a caso è scolpito che dà le spalle al Palazzo Ducale, cioè lui guarda praticamente via Farini, non era un rivoluzionario. Era una guardia nobile di Francesco IV, quindi apparteneva a un corpo di nobili volontari che proteggeva il duca. Aveva partecipato anche all'assalto alla casa di Ciro Menotti la famosa notte del 3 febbraio del 31. Era andato via con il duca quando il duca si era sganciato dalla città. Insomma, aveva partecipato con il duca in maniera. Era un fedelissimo del duca. E perché si trova sul monumento dedicato a Ciro Menotti? Questa è la cosa interessante. Perché nel 1932 viene accusato da due pentiti, che erano in prigione per crimini comuni, di essere in realtà un traditore. E siamo, dopo i morti del 31, Francesco IV, che aveva cercato in qualche modo di tenere tutto un po' calmo al suo ritorno a Modena dopo Napoleone, poi dopo il 21, come dire, prende un brutto spavento nei morti del 31, passatemi il termine. E quindi nomina come ministro dell'interno, quello che oggi sarebbe il ministro dell'interno, che all'epoca si chiamava ministro del buon governo, il conte Girolamo Riccini, ultraconservatore, che per far vedere di essere, come dire, bravo nel suo lavoro, comincia a cercare cospirazioni ovunque, no? C'è un po' di strategia della tensione in qualche modo, che gli consente di avere molto potere a corte. E evidentemente Riccini, spinto da questa esigenza di trovare per forza un complotto, sposa questa causa di Ricci e alla fine di un processo sommario lo condanna, lo fa condannare a morte e Ricci viene giustiziato pochi mesi dopo l'arresto. Ve la faccio breve, poi ovviamente anche lì se volete ci torniamo. La cosa importante però è che molti anni dopo Ricci verrà riabilitato con un processo che riabiliterà la sua figura e quindi come una vittima innocente di un errore, di quello che oggi chiameremo un errore giudiziario, però la particolarità, diciamo, come dire, propagandistica della cosa è che Giuseppe è raffigurato sul monumento di Ciro Menotti come se fosse un rivoluzionario. Però un tribunale già dell'Italia Unita lo assolve da essere rivoluzionario. In questa contraddizione, se ci pensate, sta secondo me tanto del risorgimento, soprattutto in una realtà abbastanza piccola come Modena. E tante contraddizioni che sono raccontate proprio da quelli che io ho chiamato nel romanzo, ce ne sono diversi, drammi delle famiglie spezzate, perché la moglie di Giuseppe Ricci, Teresa Menafoglio, che tra l'altro quando lui viene giustiziato aveva 8 figli, che era incinta dell'ottavo, quindi poverina, subisce piuttosto questa situazione. Era la figlia del marchese Emilio Menafoglio, che era il gran ciambellano di Francesco IV, quindi un personaggio introdotto a corte tantissimo. Il figlio però di Emilio, quindi il fratello di Teresa Menafoglio, Antonio, scappò da Modena in quanto congiurato di Ciro Menotti. Quindi abbiamo il padre nobile e duchista e addirittura uomo della nomenclatura del duca, il figlio che fugge perché cospiratore. Ma non solo. Vuoi far vedere il personaggio che c'è dopo, il nostro, così ti faccio l'ultima cosa che ti intristisce, ti faccio vedere anche Farini e poi dopo te ne faccio vedere tu, così. No, no. Lui
Luigi Carlo Farini, che abbiamo citato e che è sul treno insieme al re che sta arrivando a Modena, come dire, nelle sue azioni per tenere il governo e portare poi il governo di questi, diciamo, di quello dittatore fino all'entrata nel Regno di Sardegna, cosa fa? Licenzia tutta una serie di intellettuali modenesi. Modena, essendo comunque una capitale, aveva una nutrita schiera di intellettuali, docenti universitari, personaggi comunque di rilievo, che vengono messi davanti alla scelta di giurare fedeltà al nuovo corso oppure dimettersi dalle cariche che avevano. E tra i licenziati, diciamo così, di lusso abbiamo personaggi come Giuseppe Bianchi, su cui tornerò dopo, fondatore comunque dell'osservatorio sul Palazzo Ducale, e Bartolomeo Veratti, addirittura che era membro dell'Accademia della Crusca. Quindi una città che si trova in qualche modo a perdere una parte importante del suo cuore culturale. Ma famiglie spezzate, vi dicevo, ce n'è una che è famosissima. Chi è di Modena conosce di sicuro via Malmusi, via che è dove c'era una volta il Cinema Olimpia. Via Malmusi è dedicata a Giuseppe Malmusi, uomo che diventerà deputato del regno, farà tantissime, sicuramente un uomo della rivoluzione. Giuseppe, però, Giuseppe ha un fratello che si chiama Carlo. Il quale in realtà è un duchista assolutamente convinto. Quindi abbiamo anche qui un altro esempio di famiglia assolutamente divisa in due. Ma è normale, perché appunto è normale per quello che abbiamo detto prima: con 30-40 anni di continui cambi di governo, era impossibile, come dire, che non ci fossero queste faide interne anche alle famiglie, che spesso sono anche un po' faide tra genitori e figli, no? Spesso i figli più giovani vedono evidentemente il nuovo, come succede poi anche oggi, una cosa di affascinante, invece i padri sono un pochino più conservatori, vedi Emilio Menafoglio con il figlio. Sicuramente, però, è una realtà che nella città si sente, nel romanzo è molto raccontata. Nel romanzo incontrerete, se lo vorrete leggere, tanti personaggi importanti dell'Ottocento modenese. Vi citavo Giuseppe Malmusi, è giusto dire due cose in più perché abbiamo a che fare con personaggi di grande caratura da una parte e dall'altra. Non dobbiamo mai fare l'errore di pensare che ci siano tutti quelli di caratura maggiore da una parte e dall'altra no, o viceversa. Ci sono personaggi di alto livello da una parte e dall'altra. Per esempio, Giuseppe Malmusi, giurista, che nel 48 si pone a capo della delegazione che chiede l'instaurazione sostanzialmente della Guardia Civica dopo l'uscita del Duca alla seguito dei moti. Giuseppe, che diventerà deputato del regno, vede però entrambi i figli morire durante i moti. Un figlio muore in Crimea, un altro figlio muore nella battaglia di San Martino, quindi un uomo che comunque paga un grosso tributo alla causa, diciamo, dell'unità d'Italia. In più era un uomo che, per esempio, non aveva grossi rapporti con una parte, diciamo, delle anime del Risorgimento, per esempio con Mazzini non si prendeva molto, era convinto di dover utilizzare i principi, quindi era fautore, no, di un aiuto da parte dei principi a formare una sorta di unione di qualche tipo. Il fratello, vi dicevo, il nostro Carlo Malmusi, invece era anche lui un giurista come Giuseppe, ma è l'uomo a cui uno degli uomini a cui dobbiamo il Museo Lapidario Estense, fondato nel 1829, con cui Giuseppe era uno di quelli che andava a fare gli atti di acquisto, no, dei reperti che il Duca si portava nel museo. La cosa è quando il Duca va via e arriva alla nuova amministrazione sabauda. Giuseppe, Carlo rimane al suo posto, però è bella, affascinante e anche un po' è anche molto tragica da un certo punto di vista leggere la corrispondenza tra Carlo e il nuovo ministero, diciamo, e i ministeri del governo sabaudo, in cui Carlo cerca di spiegare l'importanza del museo, cerca di avere fondi per
per poter in qualche modo portare avanti il suo lavoro. Poi quando Carlo smetterà, comunque gli daranno una specie di pensione, quindi riuscirà comunque a sopravvivere, guiderà questa istituzione per 46 anni. Nel 74 muore e al suo posto viene Arsenio Crespellani, un altro personaggio poi noto nel Modenese. Però sul palazzo dei Malmusi, che si trova in Canalchiaro, troverete una lapide con i grandi Malmusi della storia dell'Ottocento. È citato ovviamente Giuseppe, Carlo non è citato perché non è un rivoluzionario. Prima abbiamo visto passando il quadro di Francesco V di Adeodato Malatesta, che puoi farlo rivedere se vuoi, anche perché. Ecco, il nostro Malatesta è un esempio notevole proprio di quel periodo, perché Malatesta è pittore di grande talento, nato nel 1806, nel romanzo lo trovate tra i protagonisti citati, che è talmente talentuoso e comincia ad essere visto importante come talentuoso da molti nobili della corte già a 11 anni, e ottiene una borsa di studio estensa dall'Accademia Testina delle Belle Arti, ma a un certo punto, nonostante sicuramente nel sistema ducale aveva avuto successo, sposa la causa rivoluzionaria. Tant'è che se questo quadro di Francesco V probabilmente è raffigurato, lo fa nel 46, probabilmente, quindi poco prima dei morti del 48, aveva però già fatto un quadro dedicato a Ciro Menotti qualche anno prima. Insomma, un uomo del suo tempo che un po' si barcamena tra questo, è molto famoso anche questo, un po' si barcamena in qualche modo tra i due anime di quel periodo. Del resto, non era una situazione facile, perché è chiaro che se in qualche modo volevi cercare di rimanere in equilibrio, dovevi cercare di essere molto diplomatico. Lui perderà la borsa di studio proprio a causa delle sue simpatie liberali. Con l'arrivo del Regno di Sardegna e poi d'Italia, verrà nominato direttore delle tre accademie emiliane nel 60, presidente della Regia Commissione Emiliana per la tutela dei monumenti, quindi farà una grande carriera anche sotto il Regno di Sardegna e poi d'Italia. Quindi sicuramente un uomo che secondo me rappresenta molto bene il suo tempo, cioè un uomo necessariamente che guarda da due parti, in qualche modo, da quello che c'era prima e quello che c'è dopo, perché in qualche modo bisogna sopravvivere. L'ultimo di cui voglio parlare, perché anche qui nel libro ha un suo ruolo importante, è Bartolomeo Veratti, anzi sono gli ultimi due di cui voglio parlare, questo è il Museo Lapidario. Ecco, Bartolomeo Veratti, questo signore qua, ragazzo, giovanissimo redattore della Voce della Verità, che l'assonanza col titolo del romanzo è assolutamente voluta, e dopo ci torneremo, che Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo, quindi uomo che di ragazzi prodigio se ne intendeva abbastanza, considerava un genio, tanto da aver scritto in una lettera che dalle loro prime corrispondenze pensava che Bartolomeo fosse un uomo adulto, in realtà era un ragazzo giovane. Bartolomeo, che scrive tantissimo, scrive entrerà a fare parte dell'Accademia della Crusca. È uno di quelli che deve lasciare i suoi incarichi, diciamo, di accademici in qualche modo, perché appunto secondo le indicazioni di Farini, perché lui non è legato al vecchio regime. Ultima figura che merita assolutamente un accenno maggiore è Giuseppe Bianchi. Ecco, io ho parlato prima dell'osservatorio astronomico La Specola del Palazzo Ducale, che ancora oggi funziona ed è sotto l'Università di Modena, in quella che oggi è l'Accademia. In quel torrione lì, quello segnato dalla striscia gialla, c'è l'osservatorio che viene fondato nel 1826 proprio da Giuseppe Bianchi, che è un astronomo ed è uno dei primissimi osservatori. Tra l'altro, se leggiamo i giornali di quel tempo, che io li ho letti per preparare il romanzo, è divertente perché trovate anche tutte le varie osservazioni del tempo, del clima, proprio anche grazie alla presenza di una struttura come questa.
Quando nel 59-60 anche lui deve lasciare il suo incarico accademico, ha la fortuna di essere assunto da un privato, dal marchese Montecuccoli, che lo porta a lui, lo porta a casa sua praticamente a lavorare nel suo osservatorio privato. Però immaginatevi come un uomo di questa caratura costretto a lasciare in qualche modo il lavoro, l'incarico accademico. Addirittura è stato segretario della Società Italiana per le Scienze, quindi comunque un personaggio di grande importanza. Ma nel libro non trovate soltanto uomini e donne che hanno fatto la storia della Modena di quel periodo. Troviamo anche Modena di quel periodo, perché il romanzo è immaginato e pensato come una caccia al tesoro nei vicoli del centro di Modena. Infatti, l'indagine di Urbano, che è uno straniero perché è un piemontese, no? Quindi vede la città con occhi di uno che non la conosce, e questo è stato voluto perché volevo fare in modo che qualcuno potesse raccontare qualcosa che non conosceva, in modo che anche noi la potessimo riscoprire. E Urbano cosa fa? Si muove fondamentalmente nel centro storico, sopra e sotto, perché sapete che Modena ha i canali e i canali sono uno degli elementi importanti della storia, perché per un romanzo d'azione, thriller e misteri, sicuramente i canali sono un luogo narrativo fantastico. E diciamo che i luoghi che io qui vi ho citato sono luoghi che noi abbiamo utilizzato con Semineri, con il sotto culturale Gazzotti, un'altra realtà culturale di Modena, qualche anno fa facemmo una visita guidata proprio su questi luoghi a mostrare alcuni dei luoghi del romanzo. In particolare, ve ne cito alcuni, ma raccontava delle carceri, che è quella lì con l'H, e dove c'era praticamente la casa di Francesca. Nel portico del collegio ci sono due luoghi reali che dopo vediamo, che sono la Libreria Vincenzi e il Caffè Vincenzi e il Caffè Sandri, la Darsena che vedete è la B nella cosa dove oggi per chi è di Modena c'è Corso Vittorio Emanuele, appunto, che c'era il porto, dopo lo vedremo proprio in un'immagine, e poi c'è i Giardini Ducali, anche lì punto importante della storia. E Palazzo Carandini, guardate bene dov'è perché poi vi dico cosa c'era. E poi vabbè, il Duomo e Piazza Grande. Piazza Grande in particolare, teatro di una serie di azioni nel romanzo abbastanza particolari. Il Duomo ha un ruolo un po' defilato perché in quel periodo in realtà i modenesi lo trovavano un po' vecchiotto, un po' vetusto e non è che lo apprezzassero più di tanto. E vediamo adesso alcune di queste immagini, vai pure. Ecco, questa è la Darsena di cui parlavo prima. C'era esatto, Darsena vecchia, quella che era in Corso Vittorio, e Darsena nuova, quella lì è dove oggi c'è Via Attiraglio. Via Attiraglio prende il nome proprio dall'attiraglio, dal tiro delle navi. L'attiraglio è quando la nave viene tirata controcorrente. Ah, Ebbene. c'è proprio la piazza della Darsena adesso sotto al ponte lì È della vero, è ferrovia. vero, è vero. Hanno fatto la piazza della Esatto, Darsena. la zona tutta quella lì. E tramite i canali si arrivava fino al Po, praticamente, quindi poi dal Po si arrivava fino al mare, e Modena li ha sempre avuti i canali fin dai tempi dei Romani, ed è stato una delle fortune e delle sfortune, anche perché a volte qualche alluvione l'abbiamo avuta, della città, perché erano queste vie acque, di acque enormi che ti portavano merci, commercio, e anche viaggi di piacere. Ricordiamo tutti il famoso Bucintoro del Duca, no? Che si muoveva dalla Darsena, quella del Palazzo Ducale, e andava in giro per l'Italia. Ebbene, quella Darsena, questa Darsena è durata fino a parecchio, fino alla fine dell'Ottocento. La Darsena di quella che oggi è Corso Vittorio venne chiusa già in epoca estense. Perché? Perché la stazione dei treni, dove arriva Vittorio Emanuele il 4 di maggio del 60, non l'aveva costruita il Regno di Sardegna, l'aveva costruita il Ducato l'anno prima. Infatti è stata una delle ultime grandi opere, diciamo così, degli estensi, in accordo con tutti
i sovrani del nord Italia. È stata fatta questa ferrovia che scendeva dalla Lombardia e arrivava fino a Modena, arrivava addirittura fino a Roma. Sicuramente quindi, sebbene fosse sicuramente stato il Piemonte tra i principali artefici, diciamo, di un'ampia corsia di linee ferroviarie in Piemonte, avere cercato di far fare linee ferroviarie anche in Italia, però anche nel resto del nord Italia, sicuramente anche le monarchie che poi verranno travolte dal Risorgimento hanno capito l'importanza di questo nuovo metodo di trasporto. Fatta la stazione, non c'era bisogno più della darsena lì, si costruisce una via che poi, fatalità, l'anno dopo il Ducato cade e quando poi Vittorio Emanuele arriva col treno, attraverserà proprio questa via, che poi prenderà il nome di Corso Vittorio Emanuele, per arrivare al Palazzo Ducale, eccetera. Poi vai pure avanti che vediamo un'altra cosa carina della Modena dell'epoca. Questa è la porta di Sant'Agostino. Oggi la porta non c'è più. Alla destra della diapositiva c'è l'ospedale Sant'Agostino, che oggi non è più un ospedale, ma è un luogo di cultura. A sinistra, ma era il primo grande ospedale, costruito dagli Estensi, sempre in questo caso da Francesco III. E poi dall'altra parte c'è la chiesa di Sant'Agostino e quello che oggi è il Palazzo dei Musei. La sede dei musei che però nasce sempre con Francesco III come albergo delle arti dei poveri, quindi come una struttura anche qui con un utilizzo socio, diciamo, socio-assistenziale in qualche modo. Quindi è lì la porta non c'è più, le mura vengono abbattute, però anche lì molto dopo la fine del Ducato, vengono abbattute nel primo decennio del 1900 tutte le mura quindi, e anche le porte. Diciamo che anche questa porta invece nel romanzo la trovate perché ovviamente la porta c'era ancora, ma non solo le porte e le mura, non solo la darsena, ma anche alcuni luoghi che ci sono ancora, ma che sono diversi oggi da come erano una volta. Se vai avanti, vediamo questa foto del Duomo di Modena. Che quando io l'ho vista ho pensato prima che fosse un fotomontaggio, poi in realtà purtroppo non lo è. E, da parecchio tempo, in realtà, fino ai restauri dei primi anni 20 del Novecento, dove oggi c'è il pontile dei Campionesi, c'era questa ringhiera di ferro battuto. È Il pontile era. vero, cioè lì ci sono tutte quelle bellissime Esatto, quelle sculture. lì erano state tolte già da qualche secolo, non è chiarissimo da quando, però da un po' di tempo, sono state tolte, messe appese in chiesa e così da questa balaustra. Perché? Perché volevano far sì che chi era sotto vedesse la celebrazione delle celebrazioni che si facevano sopra. In quest'ottica di trasparenza, se volete, delle celebrazioni, tutti i fedeli, anche da sotto, non dovevano essere bloccati da qualcosa che gli impediva di vedere. Nobile proposito, ma una roba orribile dal punto di vista architettonico, che infatti fu ripristinata poi la versione col pontile e coi restauri dell'inizio del Novecento. Questo proprio per dire che anche un monumento che noi oggi diamo per scontato come immutabile, in realtà nel tempo ha avuto delle modifiche, ma soprattutto ne ha avuta una anche molto recente. E quando scrivi un romanzo devi cercare di inserire anche quelle modifiche nei monumenti e negli edifici che c'erano al tempo. Io qui, se avessi messo il pontile, avrei sbagliato, no? Quindi ho dovuto cercare delle informazioni su com'era il Duomo in quel periodo. Se vai avanti ancora, vediamo il caffè Sandri, anzi, prima del caffè Sandri, ma tu rimani lì con l'immagine. Un altro oggetto che noi consideriamo immutabile, cioè la Preda Lingadora, perché di Modena è quella pietra che si trova in Piazza Grande, di fianco al palazzo, praticamente davanti al palazzo comunale, che ha una lunga storia, fu una gogna, ha avuto diverse funzioni. La pietra Preda Lingadora non era sempre lì. Fino al 1912, infatti, si trova in Piazza Torre di fianco alla Ghirlandina.
poi fu spostata per una serie di motivi. Quindi anche in quel caso un oggetto che per noi, come dire, sembra sempre stato lì, in realtà non è vero che era sempre stato lì. Per dire, la mia bisnonna, che era del 1902, l'aveva visto anche nella sua vecchia collocazione, quindi diciamo, non è così lontano da noi il cambiamento. Il Caffè Sandri, ve l'ho citato prima, si trovava sotto il portico del collegio, che era il portico un po' come anche lo è oggi, oggi facciamo le vasche sotto il portico del collegio. All'epoca era un luogo comunque di grande. E dove la gente si trovava, dove andavano quelli vestiti bene, si faceva il momento di socialità. Caffè Sandri era un caffè in stile viennese, quindi vedete molto raffinato, molto ricco con gli specchi, eccetera, che poi è diventato il caffè nazionale, quindi durato fino alla metà del Novecento, e poi in realtà oggi i locali dove c'era il Caffè Sandri ci sono i negozi di abbigliamento che ci sono sotto il portico del collegio. La particolarità del Caffè Sandri, però, dove nel libro, nel romanzo trovate alcune scene ambientate, è che si diventa il ritrovo degli intellettuali della città, soprattutto gli intellettuali liberali, quelli che in qualche modo sono favorevoli al cambiamento. E quindi è visto magari dagli altri un po' come un covo, diciamo, di rivoluzionari. E quindi è un luogo molto importante nella storia del nostro risorgimento. L'ultimo luogo, se fai vedere quella dopo, è la Libreria Vincenzi, quindi sali di uno, forse. No, allora aspetta, è stato avanti, siamo andati. Torno un po' indietro. Si è persa una diapositiva, vabbè. È lo stesso, rimaniamo lì di fianco al caffè lì, al Caffè Sandri. Se ci oggi c'è il Caffè Libre, che è di Modena, lo conosce, è un locale molto carino. Però se guardate la scritta che c'è sopra il Caffè Libre, c'è Cartoleria Libreria Vincenzi, che era la più antica libreria di Modena, che è diventato un caffè. Il Caffè Libre si chiama così per quello, caffè letterario, dal ricordo di quella destinazione originale. Quindi nel romanzo c'è questa libreria perché è veramente una delle librerie più antiche di Modena. A questo punto vi ho fatto vedere dei luoghi importanti, ma nel romanzo sono citati anche dei luoghi che non vediamo più perché sono cambiati i palazzi, ma che all'epoca erano molto importanti, cioè i salotti culturali. Adesso sì che puoi andare avanti con quella lì. Ecco, Palazzo Carandini, ve l'ho fatto vedere prima nella cartina. Qui c'è una targa che spiega cos'era. Se vai a quella dopo lo facciamo vedere proprio come oggi. È un palazzo bellissimo. Oggi è sede è una delle sedi della banca di quella che oggi è la Banca Popolare, il Banco San Gimignano e San Prospero. Ora, chi c'era qui? C'erano i Carandini, i nobili di Modena molto antichi, ma nell'Ottocento, nel periodo che va tra i morti del 31 e l'Unità d'Italia, viveva lì a palazzo la contessa, marchesa, scusate, Carandini Trivulzio, Vittoria Carandini Trivulzio, che come dire, fa vedere il cognome Trivulzio, veniva da Milano e aveva sposato il marchese Carandini. Ebbene, donna che veniva da una delle città più raffinate dal punto di vista culturale del nord Italia, sicuramente porta a Modena una ventata di novità e costruisce, fonda un salotto culturale che all'epoca erano molto diffusi perché erano luoghi in cui si trovavano, diciamo, i nobili e gli intellettuali a discutere di tutto, politica, arte, musica, eccetera. Fonda quello che diventa il salotto più ambito della città, un salotto che oggi potremmo definire moderato. Perché lei ospitava sia uomini come Giovanni Galvani, che erano sicuramente uomini legati al vecchio regime, sia uomini invece assolutamente rivoluzionari. Giuseppe Verdi, quando venne a Modena per far rappresentare il Nabucco, che venne rappresentato a cavallo dei morti del 48, ma in epoca comunque già. Sotto Francesco V,
E lui alloggiò al salotto Carandì. Quindi avreste potuto trovare insieme, intorno allo stesso tavolo, uomini di una parte e dell'altra, in questo senso erano sottomodellati. Addirittura la Vittoria Carandini faceva due carnevali praticamente, uno per la corte, quindi in cui si legava, quindi in qualche modo strizzava l'occhio alla corte, e uno invece per gli amici un pochino più rivoluzionari. Amica però di Adelgonda, quindi un personaggio che era riuscito a rimanere anche lei a cavallo di due mondi in qualche modo. E altri salotti a Modena, che non dimentichiamo, era una capitale, quindi aveva tutte le idee politiche del tempo che si aggiravano. L'opposto del salotto Carandini era sicuramente il salotto della contessa Montanari Riccini, che era la moglie di Riccini, quello che aveva fatto quando era morto Giuseppe Ricci, e che era reazionario, diciamo così, conservatore, ecco, non reazionario, perché il salotto estremista della conservazione, cioè quello sanfedista, era sicuramente quello della Carolina Guidi di Popoli. Dall'altra parte, invece, c'era un salotto, anche questo nobiliare, ma della contessa Rangoni Testa, che era invece completamente legato alle idee rivoluzionarie. E la contessa Rangoni Testa cucì un tricolore durante i morti del 31 e lo espose dalla finestra quando tornò il duca. E lei fu, tra virgolette, condannata a trascorrere un periodo in convento per espiare questa colpa. Questo per dirvi che la realtà di Modena è culturalmente molto complessa, e ci sta, essendo la capitale, con la sede della corte, e questa realtà complessa, quando poi la corte non c'è più, noi ce la portiamo dietro, e nel romanzo un po' lo raffigurato. Adesso il salotto di Anna Maria, che è inventato, si pone nel solco di questi che invece erano reali, con l'idea di, in qualche modo, di continuità e anche di innovazione rispetto a qui. Tra i personaggi che incontrerete nel romanzo c'è anche Teresa Menafoglio, che vi ho già citato prima, la moglie di Ricci, e essendo questo un romanzo storico, quindi un romanzo che cerca di intessere una trama reale con una trama fittizia, ho immaginato che proprio Urbano, uomo, diciamo, sicuramente di mondo in quanto agente segreto, abbia consigliato lui a Teresa Menafoglio di perorare un monumento a Ciro Menotti in cui ci fosse anche Giuseppe raffigurato, proprio per fini propagandistici, perché sicuramente quel monumento ha quello scopo. Citavamo però prima i giornali, perché il bello dell'Ottocento come periodo storico da raccontare è proprio quello che noi abbiamo molte cose in embrione che poi ci troviamo anche oggi, tra cui la stampa. Io quando ho scritto il romanzo mi sono letto un mese o due di quotidiani dell'epoca, tra cui questo che è la Voce della Verità, ma anche altri quotidiani proprio di quegli anni lì. Ed è bello quando ricostruisci una storia, perché ha il quotidiano, appunto. Per esempio, nel libro trovate raffigurato, trovate citate negozi, esercizi commerciali, spettacoli. Per esempio, c'è un circo fuori dalle mura, lo spettacolo dei cavalli dei fratelli Guillem, che sono cose effettivamente accadute in quei giorni a Modena, perché sono scritte sul giornale. Io che mi occupo di romanzi storici, anche di epoca classica, Angela prima citava la saga, la trilogia su Modena, su Mutina Romana, vedo la differenza, è una pacchia questa, perché riesce ad avere proprio dei dettagli quotidiani e chiaramente per la Modena romana è impossibile ricostruire. C'è però anche il rischio di commettere qualche ingenuità, perché devi essere sicuro che un determinato oggetto c'era veramente in quel periodo, e la somiglianza che c'è col nostro è un po' ti rischia di portare un po' delle confidenze che sono pericolose. Ma il giornale più importante, sicuramente, di cui è giusto parlare per Modena, è La Voce della Verità, quello che è qui raffigurato. La Voce della Verità viene stampato tra il 1831 e il 1841.
È la risposta dei conservatori, non solo dei conservatori modenesi, ma di tutti i conservatori, perché Modena in quel periodo aveva ospitato anche una serie di personaggi intellettuali molto importanti legati ai conservatori, e quindi era diventata una centrale culturale molto importante. Era la risposta dei conservatori ai fogli liberali come la Giovine Italia, eccetera. E voleva combattere questa battaglia culturale e viene fondato da Cesare Galvani, che fu direttore e grande biografo anche del Duca Francesco IV, e ci scrissero in tanti, compreso quel Bartolomeo Veratte di cui parlavo prima, Marco Antonio Parenti, anche lui un altro di quelli che non sposò la causa liberale e perdette il posto dell'università, ma ci scrisse anche Monaldo Leopardi, che fu così entusiasta dell'idea che la copiò, cioè la copiò, la replicò nelle Marche con un foglio che si chiamava La voce della ragione e che trovate peraltro nella biblioteca dei Leopardi se andate a Recanati. La voce della verità è un giornale che ha una grossa importanza nel romanzo, per quanto non viene più stampato all'epoca del romanzo, perché il romanzo è andato nel 60. Chiaramente il titolo richiama quello della voce della verità, non vi posso dire perché, perché ovviamente se no vi svelo troppo, però questo ve lo posso dire. Vi dico un'altra cosa, prima citavo la Stefani, Urbano finge di essere un giornalista della Stefani. Cos'è la Stefani? La Stefani è la prima agenzia di stampa italiana fondata non a caso in Piemonte, perché sicuramente il governo piemontese aveva capito l'importanza della comunicazione, diciamo così. E nel 1953 viene fondata a Torino la prima agenzia di stampa. È un'agenzia di stampa privata, non è un ente privato, no? Come del resto è anche oggi, e le agenzie di stampa sono aziende, no? E da questo Guglielmo Stefani, che era un veneziano, che era già stato direttore della Gazzetta Ufficiale del Regno Sabaudo, con l'appoggio del governo. Oggi la Stefani non esiste più, nel senso che anzi esiste come testata, che è una testata dell'Ordine dei giornalisti di Bologna, però la Stefani è confluita nell'ANSA, quella che oggi è l'ANSA, nasce dalla Stefani. E quindi a me è piaciuto inserire questa cosa, perché io sono giornalista e quindi, come dire, per me l'ANSA, per chi fa giornalismo, è come dire una sorta di must, e quindi vedere come nasce era divertente. Quindi diciamo che gli elementi un po' che abbiamo messo in campo sono tutti quelli che contribuiscono a portare avanti la storia. Nella storia trovate diversi camei, per esempio c'è uno sul calcio che era stato inventato in Inghilterra qualche anno prima, e che appunto ho immaginato che Urbano, quando aveva avuto un incarico da parte del governo in Inghilterra, aveva visto giocare una partita di calcio, gli era piaciuta, e quando è a Modena prova a lanciare un pallone a un gruppo di ragazzini coi piedi, e questi ragazzini dicono: "Ma cosa stai facendo?" Gli spiega che è questo gioco, e loro dicono: "Eh, che gioco stupido, non avrà mai successo." Infatti poi in realtà oggi c'era la gara inaugurale degli europei, per dire che tante cose che noi diamo oggi per assodate sono nate in realtà poco tempo fa. Io ho finito la mia prima chiacchierata, ovviamente se avete delle domande sono più che contento di provare a rispondere, e quindi Angela, se vuoi riapparire, secondo me era il momento giusto. Grazie Allora, intanto. ti leggo intanto, domande non ce ne sono, ci sono solo dei complimenti. Dal presidente di Croce Reale, Fabrizio Nucera, avvocato. Buonasera a tutti, grazie ad Angelo, un piacere, un saluto al relatore, dottor Gabriele Sorrentino. Da Carmelo, che non riesco bene a leggere il cognome, ciao da Salerno. E aspetta che vado sul coso, da Giovanni De Luca, buona serata. Daniele che ci dice che nella copertina dove c'è il Palazzo Ducale c'era questa fontana che ha dissettato la corte
La fonte d'abisso, sì. Ho perso l'audio, Angela. Non Oddio. è perché secondo me parlavi lontano dalla telecamera. Ah, perché poi ci dice sempre Daniela che col tuo romanzo sarebbe interessante fare di nuovo un itinerario letterario guidato proprio con il tuo romanzo. Sì, sarebbe bello, venne molto bene l'altra volta. Adesso, se la pandemia ci dà un po' di tregua, magari si può provare a organizzare, magari. Io sono molto, vabbè, speriamo in bene. Bruna Anna Dedemo che ci segue sempre, ci fa i complimenti, ci dice buona serata ad Angela e al dottor Sorrentino e a tutti. Da sempre Daniela ci dice che Modena sino al 1859, concordo con lei, è stata una capitale, un ducato piccolo ma importante, quindi con grande cultura e grandi salotti. Ci saluta Anna Clara. Domande non ce ne sono, io voglio Grazie a fare tutti, così tanto grazie. metti tutti insieme. Io voglio fare solo una riflessione che, come al solito, l'ultimo duca di Modena ci aveva preso. In questo periodo, come dicevi tu, Dio, in questo periodo, come dicevi tu, bisognava galleggiare e stare in equilibrio. Secondo me era già in luce quello che diventerà, purtroppo. Passamelo il carattere dei futuri italiani, cioè stare un po' da una parte e da quell'altra, a seconda di come tira il vento. Questo è vero. E per forza di cose Francesco V non poteva andare bene, perché lui era un uomo tutto d'un pezzo, fedele ai suoi, lo sappiamo, ai suoi, come si dice, alle sue Esatto. cose, esatto, e anche se vedeva il mondo crollargli attorno, di sicuro non sarebbe tornato indietro di un passo. E mi dispiace che si sia persa questa cosa e che gli italiani abbiano preso questo per me brutto comportamento, nel senso di andare, infatti anche la storia ce lo racconta, nelle due guerre mondiali, anche a seconda di come tirava il vento, tradivano a destra e tradivano a sinistra, ed è un comportamento veramente riprovevole. Mi dispiace per il presidente, ma tanto lo sa come la penso, di Croce Reale, ma secondo me col Regno d'Italia ha iniziato veramente un declino. Certamente l'Italia non poteva rimanere come era allora, e anche Francesco V aveva L'aveva già capita perché aveva fatto lui stesso come il progetto di unità del un'Italia popolo. federale. Ovviamente lui la pensava sotto l'egida di Vienna o del Vaticano, quello era, cioè, se ne sarebbe potuto discutere, ma di sicuro il risorgimento, io personalmente, non solo, io penso che sia stata una guerra solamente di aggressione agli stati. Francesco V, come molte volte io vedo letto, non so se capita anche a te, c'è scritto che fu cacciato dal Ducato, in realtà lui non fu mai cacciato da nessuno, se ne andò di sua spontanea volontà per evitare gli spargimenti di sangue che lui odiava. E a me questo romanzo è piaciuto tantissimo, perché ti dà proprio uno spaccato di quel periodo. E la fine, e se mi permette, è molto amara, perché non mi ricordo chi lo disse con l'oste proprio, credo il figlio, Sì, penso. è Michele che c'è nell'epilogo, diciamo, che E fa gli pensare. dice: ormai la storia è andata così, bisogna cercare È vero, il mondo è andato di avanti, il mondo è andato andare avanti, avanti esatto. con i valori di una volta, è vero, però È vero, sì. Diciamo è che è vero, una. è l'unica cosa che rimane, la storia rimane, la nostra memoria e
il ponte per il futuro che dobbiamo affrontare. Qua abbiamo di nuovo Fabrizio che ci fa il presidente carcerario, di nuovo i complimenti, fa di nuovo i complimenti. È una battuta della signora Bruna Anna Dedemo, quando si è fatta l'Italia, ma non gli italiani, il fatto che non si è fatta neanche l'Italia, comunque va bene. Poi abbiamo Daniela Ori, Indietro non si torna, il tempo inesorabilmente ci conduce verso nuovi eventi, l'importante è ricordare e recuperare i valori. Niente, ci saluta ancora il presidente di Croce Reale e ti fa i complimenti, un caro saluto. Ringrazio anche tantissimo, magari cioè, c'è l'occasione di organizzare questo giro, magari quando si potrà, potrebbe essere un'occasione di organizzare questo giro, magari per il Sì, centro. volentieri. Io se posso Sì, partecipo. guarda, appena, no, condivido sicuramente, dal punto di vista narrativo è un periodo molto affascinante perché è un periodo molto tragico, perché è proprio un periodo di sconvolgimento assoluto. Raccontarlo come romanzo sicuramente ha il vantaggio che riesci a far vedere tutti i punti di vista e questo è il vantaggio secondo me. Quindi la scelta del romanzo è legata a quello. E, mi fa piacere che sia passata un po' questa idea del romanzo perché insomma era un po' lo scopo. Io ho sempre trovato il risorgimento noioso a scuola perché di solito lo fanno un Sì, po'. va. Invece poi studiato è un'epoca interessantissima dal punto di vista proprio storico, quindi Si è studiato come si deve a è quello. 370 Quindi gradi. l'idea è un po' quella lì, di riuscire a, io proprio come master, come tesi del master di Public History, facemmo un gioco, quello che si chiama un urban game, cioè un gioco di ruolo dal vivo nel centro di Modena in cui riproduce i morti del 31, praticamente. Con degli studenti delle scuole superiori fu divertentissimo perché un gruppo faceva i duchisti, un gruppo faceva i rivoluzionari e con una serie di è una specie di caccia al tesoro il gioco l'Urban Game con una serie di prove in base a come andavano prendevano punti una parte o quegli altri, no? E fu molto divertente perché poi facemmo le come direi, siccome la tesi del master, facemmo i questionari alla fine per farci dire come era andato il gioco, non se era piaciuto o no. E molti ragazzi, appunto, ci dissero che non conoscevano molte delle cose che gli avevamo raccontato nel gioco, no? È vero che erano per motivi organizzativi, hanno dovuto usare la quarta superiore e invece si fa in quinta, quindi non è proprio. Però comunque è stato interessante perché hanno capito delle cose che non conoscevano e questo è secondo me stato molto affascinante. Quindi fatto nel modo giusto è un periodo interessantissimo secondo me, che capito anche meglio ci può far capire alcune storture che abbiamo avuto anche dopo. Questo secondo me è un altro aspetto importante. Quindi io vi ringrazio di nuovo per l'opportunità e se non ci sono delle altre domande, ho visto che No. hai una diapo di che è apparsa una diapo con una bandiera, visto che. Questa era, essendo che ripeto che oggi è l'11 giugno del 1859, mi sono permessa di fare una slide che proietterò senza di noi, io la leggerò solamente, per ricordare l'andata via dal Ducato di Francesco V e della fedele Brigata Estense, e anche se nel loro cuore avrebbero voluto tornare, in realtà non tornarono mai. E questa data è la fine praticamente del regno Estense su Modena. Allora, adesso la metto. Un attimo, perché praticamente dice: è l'ordine del giorno che Francesco V scrisse prima di oggi, prima di andarsene, perché oggi partì alla mattina intorno alle 4:30, 5. Soldati.
La campagna prevista da qualche tempo è incominciata. Il vostro sovrano è con le fedeli sue truppe per condividere con essa la sorte delle medesime, per difendere i diritti suoi più sacri contro l'indegna violenza di uno straniero conquistatore che si fece a capo di una rivoluzione. Verrà il giorno in cui il mondo vi renderà giustizia, esso pure la vostra coscienza e la parte più onorata della società ve la rendono fin d'ora. Modena, 10 giugno 1859, Francesco V, Duca di Modena, vabbè, ho messo tutti i titoli, eccetera. Io penso che ancora, allora, ci tengo a dire che la prima foto lo tratta da, che sto leggendo ed è molto bello, dal diario di Giulio Besini e rappresenta proprio il passaggio di tutte le truppe, le milizie estensi su Ponte Alto. E anche qua dal suo disegno ci dà la visione di com'era Ponte Alto e di com'è adesso, che non gli assomiglia proprio. No, decisamente no. Proprio tutto il contrario. Volevo dire, sì, io penso che comunque anche a questa parte di storia, nel bene e nel male, bisogna dare la giusta importanza, cosa che secondo me si sta iniziando a fare, ma non si fa abbastanza. Non c'è ancora forse la volontà, mi dispiace dirlo, di chi governa, di volere vedere la storia a 360 gradi. La storia a 360 gradi non fa male a nessuno, perché come hai detto te, Gabriele, non si può dire che né da una parte né dall'altra ci sono solo i buoni o solo i cattivi, però la storia va vista nel suo insieme, nel suo perché, perché le donne e gli uomini si sono comportati in quella maniera, in quel determinato modo, ma va vista obiettivamente senza prendere partito per uno e per quell'altro. Poi ognuno avrà la sua opinione, la mia è evidente. Niente, io volevo rendere omaggio in questa giornata perché ne abbiamo parlato anche con la Daniele, con lei io ho detto guarda, sembra una coincidenza, ma non ci credo alle coincidenze. E anche lei mi ha risposto, non ti preoccupare, nulla capita per caso. E per cui volevo rendere omaggio alla fine del Ducato. E con questo io vi saluto tutti quanti, ringrazio ancora Gabriele, perché ci ha tenuto compagnia col suo bellissimo romanzo, che invito tutti comunque a leggere perché è veramente bello e dà un'idea. Aspetta che ti metto a tutto campo. Aspetta, no, Vabbè, io adesso, mi devo togliere. che si trova ancora in libreria o sul sito di Arte Stampa, quindi grazie a voi dell'ospitalità a tutti e la speranza poi di vedersi anche di persona, vi faccio veramente, io auguro buonanotte e è stato un onore parlare di questo argomento proprio all'anniversario della partenza del Duca da Modena, insomma. Vi saluto tutti, gli incontri spero che riprendano in autunno e ovviamente Gabriele anche tu ti faccio l'invito pre e niente, poi ricordati la promessa di scrivere un altro romanzo della serie Il Sì, grido della verità. lo so, ho anche già l'idea, però ci devo un attimo lavorare. Va bene. Buonanotte a tutti e buona estate, buon tutto a tutti. Buonanotte. Ciao.